Yo, miseri, eccoci qua su un nuovo episodio di Giochi Slinguanzanti. Eh sì, lo so, questo episodio arriva in ritardo, però vabbè. Scusate, non ce l'ho fatta a riprenderlo. Cosa abbiamo? Qui potete vedere un gioco dove è pieno di obesi dentro in un ufficio che fumano sigari. Mi sa che sono tutti mafiosi questi, cavolo. Comunque, come potete vedere dallo stile del gioco, what the fuck? Ok, mi sono cagato. Ok, questo è un proiettile, come possiamo vedere. Il gioco si chiama Bullet Ride, cavalca il proiettile, oppure cavalcare proiettili. E come potete notare, c'è un casino, ci sono un casino di obesi. Lo stile è più o meno, io direi, quegli anni. Io non so, forse 30 o 50, comunque di quegli anni lì. Vabbè, basta parlare, io direi dall'inizio a questo gioco, che è davvero un gioco, cioè, non, ha inizio e finisce subito, è uno di quei giochi in cui fai solo punteggi. Cioè, ci giochi una volta, lo rigiochi per poi superare il tuo altro punteggio, capito? Va solo a score questo gioco, è solo così. Però comunque è divertente, contro la noia è una figation. E si può giocare, si gioca solo con la tastiera. No, ho schiacciato il coso sbagliato. Come potete vedere, ho già fatto un po' di casini. Ritorno indietro, grazie. Ok, bene. Easy, medium, hardcore. Anche se non c'è così tanto di hardcore, però vabbè, facciamo hardcore. Siamo un obeso su un proiettile. Never, cosa ci sta dicendo? Un obeso su un proiettile? Sì, un fucking obeso su un proiettile. Che cavolo non vuole essere un obeso su un proiettile? Cioè, un obeso piccolo su un proiettile. Vabbè, essere obesi è un optional. Potete decidere. Abbiamo anche il baffo meraviglioso che ci dà coraggio. Perché chi ha il baffo è coraggioso. Ok, questo video è epico. Bam! E c'hanno. Ecco qua, potete vedere l'obeso su un proiettile. Guarda, se non fa ridere questo gioco, non so neanche io cosa dirvi. E con lo space potete darvi il boost, che sarebbe il nitro. E dovete stare attenti a rimbalzare solo contro il metallo, perché il proiettile rimbalza solo contro il metallo. Se voi andate a sbattere da altre parti, dovete rifare. Non tutto, però. Qualcosetta dovete rifare. Oh shit, come potete vedere sono andato a sbattere contro un cavolo di mobile. Che no, oh shit, è troppo veloce, che non dovevo. Ah! E questi anelli qua vi danno il nitro, che poi vi faccio. No, ho sbagliato, ecco qua. Sapevo di non fare. Ah, dammi. Yeah, baby. No! Ok, sono sbattuto. Oh. Shit, non è facile come potete vedere. Mi sa che si può giocare anche col controller della Xbox. Se mi sono informato. Oh, what the fuck? Che è successo? L'ho preso l'anello. Mi sa che. Stavo ra rallentato. Bisogna stare attenti a non rallentare. Comunque, dovete riuscire a completarlo il più veloce possibile, con meno errori. Gli anelli non sono da prendere per forza. E come ho già detto, per darvi il nitro. Però devo dire che la grafica è davvero una figata. Ma anche stile di gioco. Cioè, io non ho mai visto un obeso su un proiettile. Wow. Come potete vedere, ho attivato il nitro, proprio quello potente, non quello. Ahia, no, quello piccolino. Come potete vedere, sto perdendo anche un po' di speed. Ora. No! No, volevo schiacciare la X. No, niente, non ho più nitro. Mi serve un anello. Pim! La grafica è stupendissima, comunque. Sì, è un gioco contro la noia. Headshot! Abbiamo completato il gioco. Vediamo quanti punti ho fatto. Il nostro nome solito è sempre AAAAAA. È normale nei giochi high score. Recollect 16, close calls, bla bla bla. Final impact speed, complete time in 112 secondi. Final score 5894. Beh, direi che non è male. Homies, questo episodio è cortissimo. Cioè, ci tenevo troppo a farvi vedere Bullet Ride, perché ritengo che è divertente, la grafica è bellissima. È qualcosa che io ancora non ho mai visto, un obeso su un proiettile. Cioè, un gioco che
non ha senso. Ma è troppo figo contro la noia, cioè ci giochi e ci rigiochi. Io ci ho giocato già un casino di volte, so perché mi fa ridere la musichetta, come avete sentito, molto comica. Quel tizio sul proiettile, cioè è una figata, è proprio una bellissima idea. Sarebbe stato davvero figo se c'erano più livelli. E sempre più livelli e così via, così via. Comunque, spero che qualcuno prenderà spunto su questo gioco o i creatori stessi. Lo continui, ci fanno un continuo, cioè tipo come ho detto, aggiungendo altri livelli. Speriamo perché è una figata, a me piace un casino, cioè il link lo trovate in descrizione. Se volete provarlo, provatelo, nessuno vi fermerà a sparare quel proiettile con l'obeso. Homies. Singhiozzo. Ultimo slinguazzamento per voi è Giocherò. pollo! Non guardarmi in quel modo! Che se no finisci nel forno! E ti mangio oggi a cena insieme ai miei amici! Come ti è piaciuta questa?